Nona lezione di Scratch. Riprendiamo da dove ci eravamo interrotti nella lezione numero 8. Quindi siamo già entrati nel nostro account, andiamo a selezionare le mie cose e lo scorso progetto, cioè sensori e operatori. Clicchiamo quindi su Guarda dentro in modo da riaprire l'ambiente di programmazione. Ricordiamo che in questo progetto Devin ci chiedeva sia il nostro nome sia la città in cui abitiamo e ci rispondeva diversamente a seconda di alcune condizioni che avevamo impostato. Avevamo inoltre reso possibile la visualizzazione qui in alto sia delle nostre risposte sia dei valori che assumeva la mia variabile. Stavolta andremo invece ad utilizzare alcuni operatori che la volta scorsa avevamo tralasciato, e cioè quelli di addizione, sottrazione, moltiplicazione e divisione. Faremo cioè risolvere queste operazioni a Devin, programmando una sorta di calcolatrice. E così come nelle calcolatrici abbiamo dei tasti, andiamo a creare e a programmare un nuovo sprite a forma di pulsante, iniziando ad esempio da quello dell'addizione. Andiamo quindi a scegliere uno sprite e scendiamo fino a trovare lo sprite button 1. Iniziamo la programmazione aggiungendo il blocco di partenza quando si clicca sulla bandierina. Poiché il pulsante è leggermente troppo grande, visto che dovremo inserirne anche altri 3, stabiliamo che invece di dimensione 100 assuma dimensioni al 70%. Decidiamo anche la posizione iniziale, che arrotondiamo a x 190 e y 140. Scolleghiamo momentaneamente questi due blocchi e clicchiamoci sopra per provare. Vediamo che il pulsante assume le dimensioni e la posizione che avevamo stabilito. Inoltre, poiché desidero che i pulsanti delle operazioni non si vedano dall'inizio, ma appaiano solo dopo che Devin abbia concluso le sue domande sul mio nome e la mia città, aggiungo anche il blocco Nascondi. Clicco per provare, verifico che il pulsante scompaia e poi clicco su Stop. Lo faccio temporaneamente ricomparire cliccando su Mostra. Tra poco programmeremo anche con i blocchi il momento in cui dovrà mostrarsi. Ora, poiché questo sarà il pulsante dell'addizione, voglio inserire il segno più qui al centro. Vado quindi ai costumi di questo sprite e seleziono testo, scelgo un colore, ad esempio nero, e digito più. Seleziono il testo, lo sposto, lo ingrandisco e lo riposiziono fino a che non sono soddisfatta. Rinominiamo questo sprite da button 1 a addizione e poi torniamo al codice, in particolare al codice di Devin, per proseguire nella programmazione. Il nostro Devin continua a farci domande, quindi scegliamo un blocco dire, al cui interno scriveremo «Ti piace la matematica? Risolviamo qualche operazione» per un tempo di 3 secondi. Duplichiamo questo blocco scrivendoci una nuova richiesta di Devin, e cioè scegli tu quale cliccando sui pulsanti a destra, sempre per 3 secondi. Stoppiamo un attimo perché era partito il programma e ragioniamo sul fatto che io in questo momento non posso ancora cliccare, come Devin mi sta chiedendo, sui pulsanti delle operazioni che voglio risolvere, perché avevamo stabilito che all'inizio essi non si vedessero. Se infatti clicco sulla bandierina, vedo che il pulsante dell'addizione scompare non appena parte il programma. Posso però inserire prima di questo blocco l'invio di un messaggio che dica agli sprite dell'addizione e delle altre operazioni di mostrarsi proprio in questo momento e che chiamerò appunto mostra pulsanti. Torniamo quindi allo sprite dell'addizione e stabiliamo che quando esso riceve il messaggio mostra pulsanti, si mostri. Torniamo da Devin, stacchiamo temporaneamente questi 3 blocchi, clicchiamo per provarli e verifichiamo che il pulsante dell'addizione compaia subito dopo l'invio del messaggio mostra pulsanti. Riconnettiamo i blocchi e facciamo lo stesso anche per lo sprite dell'addizione. Ora, come richiesto da Devin, dobbiamo fare in modo che cliccando sullo sprite dell'addizione egli inizi a risolvere la relativa operazione. Aggiungiamo quindi un blocco quando si clicca su questo sprite e ovviamente un blocco invia a tutti un nuovo messaggio che chiameremo addizione.
Torniamo da Devin e aggiungiamo alla sua programmazione quando ricevo addizione. Come prima cosa, voglio stabilire che prima di iniziare ad eseguire l'operazione richiesta, Devin smetta di fare qualsiasi altra cosa stesse facendo in quel momento, in modo da evitare qualsiasi sovrapposizione di azioni. Dalla categoria controllo aggiungo quindi il blocco ferma, ma non ferma tutto, altrimenti il programma terminerebbe qui, ma ferma tutti gli altri script dello sprite e lo connetto. Aggiungiamo anche un blocco dire in modo che Devin pronunci la frase eseguiamo un'addizione non appena ricevuto il relativo messaggio. Poiché a questo punto Devin ci chiederà i termini per eseguire l'addizione, andiamo a ripassare come si chiamano i termini delle varie operazioni. Quelli dell'addizione si chiamano addendi e il risultato somma. Quelli della sottrazione si chiamano minuendo e sottraendo e il risultato differenza. Per la moltiplicazione abbiamo i fattori e il prodotto, per la divisione il dividendo e il divisore e il risultato si chiama quoziente. Per lavorare meglio con i termini delle operazioni, ci conviene creare due nuove variabili. La prima che chiameremo numero 1 e che rappresenterà il primo termine della nostra operazione, e la seconda numero 2 che rappresenterà il secondo termine. Il valore delle variabili e quindi quello dei termini dell'operazione lo stabiliremo noi volta per volta rispondendo alle seguenti domande di Devin. Trattandosi di un'addizione, la prima domanda sarà primo addendo e attenderà la nostra risposta. Colleghiamo subito questa nostra risposta alla variabile, quindi prendo un blocco, porta variabile numero 1 a e inserisco nell'ovale risposta. Ora Devin ci chiederà secondo addendo e nuovamente collegherò la mia risposta alla variabile inserendo il blocco. Porta la mia variabile numero 2 a e inserirò risposta nell'ovale di questo blocco. Proviamo. Inserisco la mia prima risposta e la vedo accanto alla variabile numero 1. Inserisco la seconda risposta e la vedo accanto alla variabile numero 2. Ora Devin ha tutte le informazioni per eseguire l'addizione. Vediamo come. Naturalmente dovremo usare l'operatore addizione. Lo useremo però nel blocco dire, nel quale Devin dovrà dire due cose insieme, cioè la frase il risultato è e poi il risultato della somma eseguita con questo blocco. Ci conviene allora usare un blocco che già conosciamo, cioè unione di, che collochiamo nell'ovale di dire. Poi al posto di mela inseriamo la frase il risultato è e al posto di banana aggiungiamo il blocco dell'addizione. Completiamo poi i due ovali con le nostre variabili, inserendo nel primo ovale la variabile numero 1 e nel secondo ovale la variabile numero 2. Proviamo rispondendo sia alla domanda sul primo addendo che a quella sul secondo addendo col numero 2. La risposta giusta è quindi 4, come giustamente afferma Devin. Allunghiamo però il tempo della risposta a 3 secondi per visualizzarla un po' di più. Aggiungiamo anche un altro blocco dire nel quale scriveremo il risultato dell'addizione si chiama somma, sempre per 3 secondi. Vorrei però che Devin ragionasse un attimo prima di dire il risultato. Inserisco allora il blocco pensa per 2 secondi in questa posizione. Infine, voglio movimentare un po' l'animazione. Andiamo quindi a rivedere i costumi di Devin. Ricordiamo che avevamo stabilito che indossasse il costume C quando ci fa delle domande, il costume B quando pensa e il costume A quando ci risponde. Inseriamo quindi il blocco passa al costume C in questa posizione, passa al costume B in questa e passa al costume A prima della risposta finale. Proviamo. Clicchiamo sul pulsante dell'addizione. Devin pronuncia la prima frase, ci chiede il primo addendo e scriviamo 3, poi il secondo addendo e scriviamo 2,
Devin pensa e poi ci fornisce il risultato corretto 5 e pronuncia la frase finale. Bene, con questo la programmazione del pulsante per eseguire le addizioni è completata. Dobbiamo però creare e programmare quelli delle altre operazioni. Non sarà però necessario eseguire da capo tutta la procedura perché potremo duplicare questo pulsante e adattarlo alle altre operazioni. Dopo averlo così duplicato, cambiamo subito il nome del nuovo sprite in sottrazione e andiamo a modificare tutto ciò che è necessario. Innanzitutto il posizionamento, che manterrà la X a 190, mentre la Y diventerà 70. Proviamo se è corretto, ricordandoci però di cliccare su Mostra. Dobbiamo anche modificare il messaggio da inviare quando si clicca su questo sprite, che sarà sottrazione. Andiamo poi nei costumi e sostituiamo al segno più il segno meno, modificandolo, ingrandendolo e riposizionandolo. Torniamo alla programmazione di Devin e duplichiamo tutte le linee di codice dell'addizione incollandole più in basso. Andiamo ora a fare tutte le modifiche necessarie. Sostituiamo il messaggio di addizione con quello di sottrazione. La parola addizione con sottrazione, primo addendo con minuendo e secondo addendo con sottraendo. Rimuoviamo l'operatore dell'addizione e inseriamo quello della sottrazione. Aggiungiamoci quindi le variabili numero 1 e numero 2. Sostituiamo la parola addizione con sottrazione e somma con differenza ed eliminiamo questo operatore che non ci serve più. Per le restanti operazioni di moltiplicazione e divisione dovremo di nuovo duplicare e aggiornare tutto ciò che occorre. Ecco gli aggiornamenti che riguardano la moltiplicazione e quelli della divisione. Potete mettere in pausa il video per leggerli con calma, ma potreste ormai anche provare ad eseguirli da soli. Una volta completata la creazione e programmazione di tutti i pulsanti delle operazioni, nonché la programmazione di tutte le linee di codice di Devin, mettiamo a tutto schermo lo stage e facciamo partire il programma per verificare che tutto funzioni come programmato. Vedo subito scomparire i pulsanti e Devin ci chiede il nome, a cui rispondo Mara. Mi saluta correttamente con il mio nome, ne conta le lettere e afferma che è un nome corto, in quanto inferiore a 6 lettere. Devin mi chiede poi il nome della mia città e rispondo Roma, e lui, estraendo un numero a caso, in questo caso 8, quindi maggiore di 5, afferma che è una brutta città. Passiamo quindi alla seconda parte, in cui Devin mi chiede se mi piace la matematica e di risolvere qualche operazione cliccando sui pulsanti a destra che nel frattempo sono comparsi. Iniziamo dall'addizione, inseriamo i due addendi quando ci vengono richiesti e attendiamo il risultato e la frase finale. Proseguiamo con la sottrazione, inserendo stavolta minuendo e sottraendo. Con la moltiplicazione inserendo i fattori. Con la divisione inserendo dividendo e divisore. Se finora tutto ha funzionato come avevamo programmato, ok, altrimenti dovremo andare a fare le opportune correzioni. Alla fine potremo salvare il progetto e come sempre condividerlo. È necessario aggiungere alcune istruzioni che potrebbero essere cliccare sulla bandierina per iniziare e rispondere alle domande di Devin. Per eseguire le operazioni, cliccare sui pulsanti a destra. Se non lo avete fatto la volta scorsa, ricordatevi di aggiungere il progetto alla galleria 08 Sensori e Operatori. Buon lavoro e alla prossima lezione!